Lo scopo di questo libro è, nelle intenzioni, di fornire un servizio ai lettori stessi in campo economico. Soprattutto nel nostro paese la cultura economica è molto scarsa e questo è un peccato in un mondo in cui la dimensione economica del vivere civile ha tanta importanza. Il libro ha un titolo e un sottotitolo. Il titolo è Conflitto, crisi, incertezza. Il sottotitolo è La teoria economica dominante e le teorie alternative. Oggi, non solo in Italia, ma nel mondo in generale, la teoria dominante è una sola ed è quella che tecnicamente viene chiamata teoria neoclassica, la teoria appunto liberista e del laissez-faire, del lasciate fare ai mercati e tutto si accomoderà. Ora è sotto gli occhi di tutti che i mercati non sono efficienti, che l'economia e la società non è dominata dall'equilibrio, ma è dominata dalla crisi, che la distribuzione del reddito non è materia di armonia e solidarietà, ma è materia di conflitto fra le diverse forme di reddito, ed è un mondo dominato non dalla certezza sul futuro, ma dall'incertezza. Quello che ho fatto in questo libretto è di andare a riprendere altri autori, grandi autori, Ricardo, Marx, Keynes e Sraffa, per proporre al lettore altre visioni del mondo economico. In questo libro non si trovano ricette, la mia intenzione era soprattutto fornire strumenti conoscitivi e critici. Questo è un libro di teoria, o meglio di teorie, insisto, serve soltanto a porsi nei confronti del mondo con un atteggiamento critico, in maniera tale da non essere esposti alla propaganda. Nel mio libretto non c'è né un grafico né una equazione, è espresso tutto e soltanto in linguaggio ordinario. Il lettore noterà che nell'introduzione dedico questo libro ai nipoti miei e di mia moglie. Non è un vezzo, è una dedica effettivamente affettuosa. Il fatto è che oggi c'è molto da essere preoccupati sulle sorti dei nostri nipoti. E cioè è la prima volta nella storia del capitalismo in cui i figli, e perciò i nipoti, stanno peggio dei padri. La grande scommessa del capitalismo era questa. I figli staranno meglio dei genitori e dei nonni e via dicendo. Questa promessa non è stata mantenuta e questo porta a due conseguenze. Che chi può mantenere questa promessa è soltanto lo Stato, e purtroppo oggi viviamo in un momento in cui lo Stato sociale viene invece demolito. L'altra prospettiva, l'altro rischio, questo di ordine di segno negativo, è che invece alla crisi del capitalismo si risponda con delle uscite a destra, come già è avvenuto nella storia del capitalismo del Novecento.